il cicerone virtuale. Gli scrigni di Villafranca. Libero adattamento da I Cappuccini a Villafranca nel centenario di un convento 1837-1937 di padre Lino da Rovigo, minore cappuccino, a cura di Gianna Negrini. Voce narrante. Liliana Rovatti. I frati cappuccini. Nel 1540, i conventi di Mantova e Verona, famosi nella storia dei frati minori, necessitavano di un luogo a mezza strada, percorso a piedi, come tappa e collegamento. Le autorità di Villafranca accolsero con entusiasmo la richiesta, alloggiando i frati nell'ospedale ed affidando a loro la cura degli infermi. Il 28 gennaio 1586 fu fondato il monastero dei Cappuccini di Villafranca a spese della comunità villafranchese, che provvide pure al mantenimento dei frati. Già nel 1588 il convento poteva ospitare numerosi frati e forestieri. Iniziò pure la costruzione della nuova chiesa, che venne consacrata nel 1599 dal reverendissimo Alberto Valier, vescovo di Famagosta e coadiutore perpetuo del cardinale Agostino Valier, vescovo di Verona. Il complesso sorgeva in via Custozza, l'attuale piazza 4 Novembre. Il 15 maggio 1606 i Cappuccini furono cacciati dal governo della Repubblica Veneta per una controversia con il papato sulla giurisdizione amministrativa degli ordini religiosi. Papa Paolo V rispose con la scomunica. L'anno successivo però, riappacificatesi le parti, i Cappuccini tornarono al loro convento. Durante la pestilenza del 1630, degli 11 religiosi scamparono all'epidemia solo 4, 2 sacerdoti, un chierico e un laico. Tra il 1644 e il 1697 si eseguirono numerosi ed importanti lavori per la costruzione del convento. Nel 1810 Napoleone Bonaparte soppresse gli ordini religiosi e ne incamerò i beni. I frati tornarono nel 1814 alla caduta di Napoleone e con la restaurazione asburgica. Nel 1832 iniziarono i lavori per la costruzione del nuovo convento dei Cappuccini nell'attuale posizione, a destra del castello Scaligero. Chiesa e convento furono edificati a sole spese di Sua Eccellenza Bonifacio di Canossa. La sorella Maddalena lasciò la casa paterna per dedicarsi al servizio dei poveri, alla cura e all'istruzione delle fanciulle, e istituì l'ordine delle Figlie della Carità, approvato da Papa Leone XII. A Villafranca ne è testimonianza l'attuale Istituto Canossiano, con la scuola per l'infanzia e la scuola primaria. Il 7 luglio del 1866 vengono soppressi in Italia tutti gli ordini religiosi e congregazioni, con l'imperativo di abbandonare i conventi e deporre l'abito. Il convento di Villafranca, dopo strenua lotta con il governo del tempo, fu l'unico a sopravvivere in quanto proprietà dei Marchesi di Canossa. Giunsero intanto altre trasformazioni ed utilizzo del convento. La costante tradizione dei Cappuccini di dispensare giornalmente il pasto ai meno abbienti portò alla costruzione di un refettorio che permettesse ai poveri di consumare un pasto al riparo dalle intemperie.
La tradizione continua anche ai nostri giorni. I pochi frati hanno trovato collaborazione fra la gente e la Caritas. Infatti, la generosa popolazione di Villafranca provvede tuttora, nelle misure più svariate, al sostentamento dei frati e dei poveri nel solco della tradizione francescana. Nel 1958, su disegno dell'architetto Alpago Novello, fu costruito il nuovo seminario serafico con una nuova cappella destinato alla formazione dei fratelli laici cappuccini. Resterà attivo fino ad ottobre 1967. In seguito la struttura verrà concessa al comune di Villafranca per ospitare il liceo Enrico Medi prima e poi fino al 1993 la scuola media Aldo Moro. Attualmente è la sede della scuola media paritaria Don Pietro Allegri. Negli anni 1971-72 la vecchia chiesa, su progetto dell'architetto Luciano Foroni, venne modificata, ristrutturata e consacrata il 20 gennaio 1988 da Monsignor Andrea Veggio di Verona. La facciata a salienti, cioè facciata a doppio spiovente, ricalca quella della precedente chiesa, ma gli spioventi non corrispondono più a differenti navate all'interno. Il sagrato, prima in terra battuta, si presenta attualmente ricoperto di lastre in pietra di prun. Sul precedente piazzale c'era la croce missionaria con i simboli della passione provenienti dal vecchio convento di piazza 4 Novembre. Attualmente c'è la statua in bronzo dorato della Madonna, opera dello scultore Livio Conta, donata nel 1996 dal gruppo Biondan. All'interno della chiesa troviamo l'altare maggiore, con sulla parete di fondo due vetrate con immagini di cappuccini e il crocifisso stile Giotto. Sulle pareti del transetto troviamo due nicchie con la statua della Madonna a destra e quella di San Francesco a sinistra.